per il prezioso tuo dono, ammirazione e riconoscenza, Alessandro Manzoni. Signor illustrissimo avvocato, mi perdonerà se il cuore di una moglie è in continua sospensione e timore. Un artista onorato, non solo in Italia, ma da tutte le nazioni. Dica lei, trovarsi offeso nell'amor proprio e dai suoi patrioti medesimi costerebbe al mio vela la vita. Mi perdoni, signor avvocato, la mia agitazione, ma sono persuasa che adopererà tutto il suo potere per far giustizia al mio vela. Allievi, io voglio dirvi innanzitutto che l'arte a cui vi siete dedicati esige dai suoi cultori sacrifici non lievi. Guai all'artista che considera l'arte sua soltanto come un mezzo di lucro e l'abbassa al livello di una semplice manualità. Ricordiamoci che le statue passano alla posterità e che gli scultori non debbono essere giudicati soltanto dal loro secolo. Abbiate dunque il coraggio di sprezzare l'approvazione effimera della moda. Raffrontate le teorie e i precetti con la natura e se da questa discordano, ridetevi dei pedanti che l'hanno dettate. Conservate alla scultura la dignità che le è propria e impiegatela alla rappresentazione di soggetti degni della libertà che ci è data, degni della terra in cui siamo nati. Lo scultore Vincenzo Vela nacque in Ligornetto, Svizzera, Canton Ticino, nell'anno 1820 da villici di scarse fortune, ma di probità illibata. Di 14 anni recavasi a Milano e qui egli ebbe a sciogliere un problema spinosissimo, quello cioè di conciliare lo studio dell'arte coi diletti della vita materiale. Era a lui giuoco forza di prendere da un lato ciò che dava dall'altro. Come artista vedeva in aria la fame e per alimentarsi tornava artigiano. Mi ero convinto che Vincenzo non doveva continuare a fare il manovale della pietra. Aveva troppo talento quel mio fratello, o forse ne avevo troppo poco io rispetto a lui, anche se lui era 8 anni più giovane. Dovevo trovare il modo di costruire la sua carriera, anche a scapito della mia. Vederlo attaccato a una corda in cielo mentre lavora come un semplice scalpellino sulla guglia del Duomo mi faceva stringere il cuore. Decisi. Dovevo andare nello studio dei cacciatori e magari di notte poteva aiutarmi a cesellare l'oro delle chiese. Si dormirà quando saremo vecchi o quando Vincenzo sarà diventato famoso e ricco. Nelle sale dei musei, il giorno e la notte smettono di alternarsi. Qui è sempre solo un'ora speciale, che nessun orologio segna. Immobilizza il tempo quest'aria densa di umori. Si attendono miracoli ad ogni passo. Si attende che l'arte torni a far vivere la vita. Da 15 giorni tra noi un nome è su tutte le labbra. È il nome di un artista giovane, modesto, sconosciuto, che scopre per primo suo lavoro una statua meravigliosa. Quanti amano l'arte o servono alla moda hanno portato il suo tributo di ammirazione all'opera del giovane Vincenzo Vela ed egli, palpitante e quasi incredulo all'inaspettato trionfo, confuso di tante lodi e di tante congratulazioni, si credette poco meno che sognare. Eccola,
la ragazza che innamorò tutti, la giovane degli esordi, una preghiera nella gloria del mattino. Si sentono uccellini e un'aria fresca di fieno dalla finestra. Si sente una campanella di chiesetta lontana. Si sente il giorno ancora umido di rugiada. Questa ragazza ti sconcerta con il suo indecoroso decoro, con la sua disarmante sensualità, con la sua trattenuta compostezza discinta. Lo sguardo di questa giovinetta devota è incerto. Le labbra semiaperte suggeriscono l'alito di giovani polmoni. Prega sul limitare della vita adulta, questa ragazza. Prega perché i suoi sogni, i suoi desideri si materializzino. A 26 anni Vela racconta quello che non ha avuto, la grazia di un'adolescenza al riparo nella quale progettare, fantasticare. A 26 anni Vela racconta la bellezza come una catarsi del freddo delle cave dei suoi 9 anni, della fatica delle sue scalpellate premature, della fame che l'ha abbandonato ieri. La bellezza ripara l'artista dalla vita. Una sera dissi al mio fratellino: sai da dove vengo? Sono stato a trovare il nostro eccellente protettore, il Conte Clerici, che ha consentito a prestarmi il denaro che ci mancava. Domani partirei per Roma. Mai, disse Vincenzo, hai già fatto troppi sacrifici per me. Taci, taci, lo interruppi. Ho considerato tutto e ho deciso. Tra noi due la natura ha scelto te per farne un artista. Io mi accontenterò di un raggio della tua gloria. Prepara i bagagli stasera stessa, domani partirai per Roma. Il suo amico Bertini e due altri amici milanesi, i due pittori Galli, gli avevano preparato la più originale delle sorprese. Vela non aveva, per così dire, ancora messo piede a terra che lo condussero direttamente in una carrozza chiusa in cima al giardino. Fu dall'alto di questa collina che Vela contemplò per la prima volta la città eterna. Poi, in quei giorni, scoprì la Roma dei ticinesi. Vela era come perso in un sogno. Gli sembrava che Roma fosse in qualche modo una trasfigurazione del suo amato Ticino. Ma le sue biografie dicono che a Roma trovò altre risonanze a lui più congeniali. La statua di Giordano Bruno, perseguitato per le sue idee, tracce di Galilei torturato per la sua scienza. E infine la leggenda dello schiavo che fece tremare Roma imperiale. A Roma si tagliò la barba per fare da modello al suo Spartaco. Si identificò in modo così completo che non trovò il modo di ammorbidire quella somiglianza del volto con quello di un uomo dell'Ottocento. Ma lo voleva poi. Vela conosceva l'ingiustizia e sentiva nell'aria un odore di ribellione in quel 1847. Era a Roma, ma la sua mente era ai fermenti della sua gente, al cupo umore di insofferenza e di rivolta contro i privilegi e le ingiustizie di casta che covava nel Ticino e non solo. Spartaco forse non fu una statua per lui, se non un urlo di libertà. La potenza della giustizia non è elegante, come non lo sono queste membra. Non è raffinata, come non lo è questo ghigno. Dove c'è lotta, la bellezza si eclissa dalle forme per andare a colonizzare le sostanze. La giovanetta evanescente ed efebica è lontana. Qui c'è solo rabbia, sorda, livida, basica.
Questa statua diventerà una bandiera e sarà un dito in un occhio per il regime austriaco. Il suo autore diventa presto un sorvegliato speciale, ma farà più di così. Vela aveva fretta di tornare nella sua terra. Sentiva che in quel momento l'armata federale rappresentava l'avanguardia della civiltà. Era verso la fine della prima settimana di novembre del 1847. Arrivando a Chiasso, apprese che la brigata comandata da Giovan Battista Pioda era già partita da Bellinzona per Airolo, senza nemmeno andare a salutare i suoi genitori per paura che si opponessero ai suoi progetti. Proseguì il suo cammino fino a Lugano. La campagna del Sonderbund si concluse alla fine di novembre con la capitolazione del Vallese. Qualche giorno dopo Vela ritornava a Livorno col grado di sergente dei carabinieri. Avrebbe ripreso in mano lo scalpello. Sono stato appena informato dal nostro governo che il Gran Consiglio mi ha affidato l'esecuzione di un busto del generale Dufour che ci guidò alla vittoria nella campagna del Sonderbund. Ciò mi onora e mi rallegra. Ma per il momento non me ne occuperò. Ho fretta di partire per Milano, poiché l'ora suprema della giustizia vi suonerà presto. Ed è meglio, al momento, uccidere un croato piuttosto che fare una statua. Nel 1848 la dominazione straniera in Veneto e Lombardia era diventata assolutamente intollerabile. I croati, questi cosacchi d'Austria, agli ordini del maresciallo Radeschi, non erano più che dei volgari assassini. Veneziani e lombardi si accordarono per protestare in ogni modo contro gli eccessi della tirannia. Il furore dei croati, ben 17.000, non aveva limiti. Crocifiggevano i bambini sulle porte, davanti alle loro madri. Violentavano le donne e tagliavano loro le dita che mettevano nelle loro bisacce, non avendo il tempo di strapparne gli anelli. Mutilavano i vecchi, bruciavano intere famiglie di forti. Due anni sono passati dalle rivolte a cui Vela partecipa con la Fida Carabina. Gli ideali sono stati traditi dalla politica, i patrioti umiliati. Il sangue sembra essere corso invano e le speranze perdute. La repressione ha il sapore amaro dell'arroganza. La giovanetta della preghiera del mattino è cresciuta. È ora una donna, con i suoi sentimenti compiuti, le sue passioni, i suoi gesti adulti. Deve essere stata parte della ribellione e prova una doppia sconfitta, come cittadina, come donna. Perché il corpo di una donna sembra non potersi sottrarre al destino di rappresentare il campo di battaglia dell'arroganza? Eppure questo giovane corpo esprime ancora bellezza, potenza, fierezza. Resta la fabbrica del futuro dell'umanità. Lei, la desolata, sconfitta, fiaccata, giovane primavera, medita. Dalla sofferenza prova a distillare vaghe gocce di speranza. Poi ricade nello sconforto più cupo. E poi tenta ancora di costruire speranza per sé, per i suoi. Sapranno quelle labbra imparare le parole necessarie ad incitare, indignare, sorreggere i propri uomini nel costruire la rivoluzione, la nascita della libertà, le cui doglie sembrano oggi assopite? Sapranno trovare le parole giuste per educare i figli che verranno a crescere orgogliosi del rispetto che ogni uomo merita? La modella
sembra essere la silenziosa e discreta Sabina, compagna e sposa di Vela, tra pochi anni madre di un figlio che si chiamerà, guarda caso, Spartaco. La storia, certo, non bussa alle porte delle case, le sfonda. La desolazione è sempre in agguato quando in quelle case le coscienze si addormentano troppo spesso e troppo a lungo. Di sicuro questo non avverrà nella casa che questa giovane abiterà. Tra non molto, questa donna si alzerà e sarà per vincere. Il Guglielmo Tell di Vela è stato posizionato a pieno titolo davanti la Chiesa degli Angeli. L'eroe di Uri è lì, su una roccia dalla quale sgorga un'acqua limpida. Il suo viso commosso è quello di un uomo che annuncia al popolo una fiera notizia e lo chiama ad azioni audaci. L'autore di Spartacus ha saputo, come sempre, unire la semplice verità della forma alla potenza irresistibile del sentimento. Firmato Carlo Cattaneo. E certo, questo strano troll, questo bizzarro folletto che sembra uscito dalle foreste del cantone di Uri, con quel cappello che deve aver conosciuto tanti scrosci di pioggia silvestre, quanti i peli incolti di quella barba, questo gnometto con quella buffa postura, paludato in una tunica di eterno popolano, è l'antieroe che si fa condottiero. Quali disagi estremi e fame e veglie devono aver risolto questo genietto ad alzare quel braccio, uscire dalla sua valle e manifestare la sua ribellione? Chi sono gli eroi nella storia? Quelli che non vogliono essere. Dai tempi del pastorello Davide che atterra il gigante Golia al marinaio Garibaldi che diventa condottiero. Gente semplice, comune, come questo qua, che il destino sceglie per prendere responsabilità più grandi di loro. La giustizia è la più grande rivoluzione che un popolo possa fare. Vela realizza questo personalissimo Guglielmo Tell dopo che gli austriaci hanno bloccato i confini del Ticino, colpevole di essere stato troppo ospitale verso gli esuli italiani, un embargo punitivo. E la statua è rivolta infatti verso la Svizzera. Noi, gli svizzeri, non dobbiamo piegarci. Vela ancora una volta usa il suo scalpello come ago della bussola della libertà. Gli artisti sono i veri profeti della storia. Conviene prestare attenzione a quello che vanno dicendo. Nel 1852, un bel giorno a Milano, per mezzo del console svizzero, fecero sapere a Vincenzo che era stato nominato membro del Consiglio Accademico e cavaliere di non so quale ordine, insieme al maresciallo Radetzky. L'autore di Spartaco rifiutò titolo e nomina. Il giorno dopo, mentre usciva da Vela, venne avvicinato da due agenti della polizia che lo invitarono a seguirli dal commissario imperiale. Abbiamo le prove, disse questo, che fate propaganda per Mazzini. Avete 24 ore per attraversare la frontiera. Vincenzo non fece alcuna obiezione, mi affidò il suo studio pregandomi di imballare i suoi attrezzi e il mattino dopo, di buon'ora, andò a Livorno accompagnato dal suo fedele amico, il conte Clerici. Da lì il trasloco a Torino, dove trascorsi gli anni più intensi della sua carriera di artista e accademico. Vincenzo si trovò presto totalmente sommerso di commissioni, non solo da tutta Italia, ma da tutte le parti del mondo. Dall'America e dall'Europa, da Parigi e da San Pietroburgo, da Madrid, da Costantinopoli, da Lisbona, da Ginevra, che un solo atelier non gli fu più sufficiente. Ma non c'era solo questo. Vincenzo, pur conosciuto per repubblicano, era entrato in amicizia con i politici sabaudi che sarebbero di lì a poco diventati governanti d'Italia. La Marmora, Rattazzi, D'Azeglio,
ma su tutti Cavour, che sapendo la sua storia e il suo carattere, non esitò a servirsi del suo prestigio e delle sue amicizie. E a Vela, che sentiva scrollarsi di dosso la schiavitù, quella che aveva combattuto senza successo nel 48, prudevano le mani. Caro Vela, gli eventi incalzano. È tempo di agire. La prego quindi di scrivere al colonnello Fogliatti di venire a Torino per intendersi con me. La strada del lago, potendo essere intercettata, potrebbe venire dal Moncenisio. In fretta le rinnovo l'assicurazione della mia affettuosa stima. Camillo Cavour. Mio caro amico, ho appena ricevuto la tua lettera del 22 corrente. La tua lettera mi chiama semplicemente a Torino per intendermi con Cavour. Se fossi stato libero sarei già andato, ma come sai bene, attualmente sono in servizio. Ecco quindi, mio caro amico, una fortuna inaspettata, di cui devi parlare immediatamente a Cavour. Sono stato incaricato, da una persona che non vuole essere nominata, di offrire al governo del Piemonte 100 carabine di Vincennes. Tuo Augusto Fogliardi, colonnello federale. Ricevuta questa lettera, Vela scrisse a Fogliardi di mandargli immediatamente le 100 carabine, che andò lui stesso a ritirare a Magadino, da dove le trasportò a sue spese a Torino affinché fossero consegnate nelle mani di Cavour. In occasione della statua di Vittorio Emanuele, mi raccontò che un giorno il re era venuto a posare davanti a lui nel suo atelier. Il re, invece di sedersi nella poltrona che gli era stata preparata, prese la prima sedia che gli capitò sotto mano, accese un sigaro e, incrociando le braccia, «Alla buon'ora», gridò, «smetterò almeno per un momento di fare il re, o piuttosto, come dite voi repubblicani, di fare il tiranno». Vela insistette affinché riprendesse posto nella poltrona dove la luce era migliore, scuotendo allora la sua grossa testa e lanciando la sua bestemmia piemontese preferita, il re disse: «Vedo proprio che non c'è modo di essere un uomo come gli altri». A volte mio Vela, dopo un'intensa giornata nello studio, si liberava con foga dei suoi panni di lavoro e tornava di buon umore a noi, a me. Scherzava, inventava storie fantasiose, piene di umorismo. Quando faceva questo, io ero due volte contenta, per quell'allegria che le sue parole trasmettevano e perché sapevo che cosa questo significava. La scultura a cui stava lavorando cominciava a prendere la forma che la sua mente voleva e io ero, se possibile, più felice di lui. Dove siamo qui? Nel regno di nessun luogo, dove il vero si tramuta in sogno e viceversa. Un regno dove puoi incontrare Tazio, lo stupendo giovanetto della morte a Venezia di Thomas Mann. O forse puoi incontrare Alice, eternamente stupita di fronte ai cappellai e ai conigli bianchi. Siamo sulla riva di altrove, un lago privato, dove solo la fantasia di uno scultore ha accesso. E queste tre bambine saggiano un'acqua pura, come quella di un verde lago alpino. Finalmente sole, si fanno coraggio a vicenda, sembrerebbe. Vogliono indurre la più piccina a entrare anche lei in queste acque incantate. Sono complici, dai caratteri diversi. La più grande è stata già nell'acqua. È più concentrata su se stessa e sulle sue sensazioni. La seconda, che gioca un po' ad essere mamma. La piccina, che preoccupata ancora indossa il vestitino che non vuole bagnare. Cauta, ma emozionata. Un idillio sul limitare dell'adolescenza. Un'età che non scompare mai del tutto in uomini e donne.
e di cui, passati quegli anni in cui si prendono le misure per la vita, un po' ci si vergogna. Eppure qui, nel regno di nessun luogo, è possibile tornarci all'età dell'innocenza, quasi di nascosto, e rivedere le proprie esitazioni, i propri sussulti di fronte alle esperienze che ci attendono. Che sia un piccolo tuffo nell'acqua, che sia un grande tuffo in un futuro gravido di tante cose nuove e sconosciute che appaiono grandi, troppo preoccupanti. E il brivido segreto dell'eccitazione nel superare il limite proibito. Lo specchio di quell'acqua è simbolo di tanto altro. Queste tre sorelle si immergeranno nella vita. Saranno compagne di esperienze, come qui, ora. Ma ognuna, questa è la regola della vita, sarà sola nell'affrontarle. E la tenerezza di quest'attimo, sospeso, commuove. Tutte le vie che derivano dal vero possono essere buone. Tutte quelle che vengono dalle teorie e dalle regole possono essere fallaci. Questo diceva Vincenzo. Vela teorizzava la verità e l'emozione come strade maestre della scultura. Ecco il risultato. Dalla verosimiglianza, aprendo le porte ad un'era metafisica, si arriva a mondi separati dove la mente spazia libera, in un volo senza barriere. Ed ecco comparire una bimba che si è inerpicata su una sedia troppo adulta per lei. Un piccolo trionfo privato, sicuramente. E dall'alto di questo improbabile scranno gioca un piccolo gioco di potere col suo amatissimo cagnolino. Attenta a non cadere, con una mano saggiamente ancorata alla sedia, con l'altra fa desiderare al cucciolo un premio. Un balzo spettacolare, vorrebbe la bimba, di quelli che gli ha visto fare altre volte. E questo gioco la diverte, lo sguardo esprime beatitudine pura e affetto e serenità. Ancora una volta la bellezza formale è un grimaldello verso l'attenzione e la fantasia. E ci si sorprende a immaginare chi sia stata questa bimba, dove tutto questo sia avvenuto. Cosa sarà stato di lei e della bestiola? E oltre questa sedia cosa ci fosse? E quali corridoi di quale casa avrà percorso, correndo con gridolini, sgambettando allegra con queste ginocchiette? E infine, a quando sarà arrivato il momento della dolorosa dipartita di lei dall'amato cagnolino alla sua morte. E immaginare poi questa bimba adulta e poi anziana. La spontaneità di questo momento evoca ancora una volta la perdita di questa innocenza. E ci sembra suggerire, ma davvero è necessario perderla per vivere? Davvero è necessario che il senno finisca sulla luna, che gli uomini non vogliano fare della tolleranza un supremo gesto di positivo egoismo? Ma davvero non possiamo neanche immaginare una società in cui ci si possa permettere di vivere in pace e armonia, indulgenti con la propria innocenza, senza doverla mascherare, soffocare? Uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce. L'artista Vela si scaglia contro questa verità, a tratti con rabbia, a tratti con devoto cordoglio per gli esiti di questa feroce follia. E non si sottrae ad esprimere la perdita dell'innocenza, umanizzando la musica, la scienza. Patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne e i simulacri e l'erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo. Non vedo il lauro e il ferro onde eran carchi i nostri padri antichi. Or fatta inerme, nuda la fronte e nudo il petto muro.
nostri. Oimè, quante ferite, che lividor, che sangue. Oh, qual ti veggio, formosissima donna. Io chiedo al cielo e al mondo. Dite, dite, chi la ridusse a tale? Distillare il dolore e tramutarlo in arte è stato certamente un appannaggio degli artisti dell'Ottocento. Una catarsi e uno slancio vitale di cui noi contemporanei siamo forse orfani. Noi preferiamo sublimarlo il dolore nell'alienazione. Napoleone era finito da un mese. Era già sulla sua base, pronto per essere imballato e spedito a Parigi. Una folla d'amici lo aveva visto e aveva espresso giudizi lusinghieri. Tuttavia, io sentivo che non solo non avevo esaurito il mio soggetto, ma che mancava alla figura dell'eroe né più né meno che il suo tratto essenziale, così come me lo figuravo nell'ora suprema. Ora, una sera che vuotavo una bottiglia di Barolo con il mio amico il professor Clementi, ecco che mentre la conversazione scorreva su un soggetto qualsiasi, il tratto così atteso, il tratto giusto, mi si presentò tutto a un tratto, sorgendo come un lampo dalle tenebre. Senza perdere un minuto, posai il mio bicchiere e sparii. Correre all'atelier, accendere una lampada, prendere il mio scalpello più fine, un mazzuolo, completare la mia opera con tre colpi estremamente leggeri, diretti soprattutto verso la parte alta del petto e l'osso frontale destro sotto l'arcata sopraccigliare, fu storia di una mezz'ora. Quando Napoleone III fu a due passi da me, si girò verso Monsieur Bonvillier e gli disse: «È il signor Vela?» Mi tese allora la mano e mi presentò all'imperatrice, che con la miglior grazia del mondo mi rivolse i complimenti più amabili circa i miei due gruppi. Io devo confessarlo, la bellezza e la distinzione della sovrana mi fecero una grande impressione. Mi sembrava di vedere nei suoi occhi lo stesso fascino e la stessa bontà che in quelli della mia Sabina. Mentre balbettavo qualche parola, né italiana né francese, sentii la mano dell'imperatore stringere di nuovo la mia. Contemplava il mio marmo. Una lacrima, mi sembra di vederla ancora in questo momento, brillò nei suoi occhi. E stringendomi ancora più forte la mano, mi disse nel più puro italiano: «Non potevate essere più felice. Questo marmo è un membro vivente della nostra famiglia e vi resterà». A Torino, dopo la morte di D'Azeglio e di Cavour, i suoi migliori amici e i suoi due più potenti protettori, sentì che presto o tardi l'invidia avrebbe avuto ragione della sua buona volontà e dei suoi meriti. Prima della sua partenza per Parigi, aveva fatto un progetto magnifico, ma l'invidia aveva cominciato a ordire i suoi intrighi contro di lui. Malgrado la sua evidente superiorità, questo progetto fu scartato. Fu allora che Vela prese la decisione irrevocabile di lasciare definitivamente Torino per ritirarsi infine nella sua cara Ligornetto. La sua cara Ligornetto. Evidentemente quell'urgenza che già negli anni precedenti aveva portato il Vela ad acquistare il terreno di quella collinetta che guarda un'Italia distante poche miglia, costruirci con meticolosa cura quella casa in cui passare le vacanze, ora era arrivata a maturazione. Dopo Torino e le meschinità che da ultimo avevano in modo più o meno esplicito attentato alla sua fama incontrastata nell'Accademia Albertina e fuori, la villa di Ligornetto assumeva ai suoi occhi il richiamo a un equilibrio nuovo e finale per la sua vita, per quella di Sabina e del figlio Spartaco, e un nuovo progetto di vita. Forse uno scatto di quell'orgoglio di cui l'uomo era impastato. Ora deve aver pensato: siano loro a venirmi a cercare, i committenti. Non devo dimostrare più nulla a nessuno, ma voglio fare di più. Questo luogo sarà non solo il mio studio e la mia casa,
ma un cenacolo di accoglienza, un laboratorio di idee, un luogo della libertà. E, detto o no, pensava che sarebbe stato un unico monumento fatto di tanti monumenti da lasciare dopo la sua morte per i posteri. In Vela il senso del tempo era presentissimo e diventava il padre naturale di quello della storia. Lo scalpello che plasma il marmo chiama l'eternità. Le statue sono gli unici figli che un uomo può avere, non soggetti a deperimento e morte. Vela, mentre plasma, scolpisce, sente con chiarezza la platea degli sconosciuti che per generazioni lo giudicheranno, lo valuteranno e, spera, avranno occhi per vedere e capire il pensiero dentro la materia. Ligornetto sarà un mausoleo incastonato tra Lugano e Milano. La casa madre, l'indirizzo a cui rimanderanno i suoi legati sparsi per l'Italia e il mondo. Durare è per un essere vivente un'arte. L'arte fa della materia un essere vivente che dura. Verranno uomini e donne sconosciuti, generazioni che cureranno, tuteleranno, manterranno questo posto. Anche Sabina. Un testimone di una staffetta che passerà attraverso molte generazioni. Uomini e donne apparentemente chiamati ad una cura da un vincolo, un contratto, un'istituzione. In realtà, solo da una passione condivisa. Quella del rispetto per un'autorità che non conoscono, ma riconoscono. Un pensiero e una bellezza cui sentono di dovere complicità. Quanti innamoramenti postumi è in grado di generare un artista? Per sentir parlare una persona, diremmo che il requisito è che sia viva. Per gli artisti questo non è affatto vero. Anzi, forse non averli conosciuti è meglio, perché ci siamo risparmiati di vederli contorcersi nel dolore, come spesso capita agli artisti che gli uomini del loro tempo non comprendono proprio, o peggio, proprio perché ne comprendono la grandezza, si accaniscono per invidia e interesse contro di loro, e in modo feroce. Nel 1873 il duca di Brunswick, morendo, lasciava erede universale dei suoi beni la città di Ginevra, con l'obbligo che provvedesse ad erigergli un grandioso monumento. Veramente l'uomo un monumento tale non lo meritava, ma l'eredità era colossale e perciò, senza far discussioni, gli esecutori testamentari passarono subito l'incarico al Vela. Il Vela dapprima fu incerto se accettare, riuscendogli antipatico quel punto del testamento che stabiliva che il monumento doveva essere fatto a somiglianza di quello degli Scaligeri di Verona, ciò che veniva a creare un'insopportabile limitazione alla libertà creatrice dell'artista. Scelse una strada a mezzo, rispose che sì, accettava, ma alla condizione che l'osservanza del modello prescritto fosse limitata alla sola parte architettonica e che per tutto il resto si rivendicava piena autonomia. La proposta fu accolta e il Vela iniziò il lavoro. Per l'architettura si rivolse all'architetto Croci di Mendrisio. Per i 6 giganteschi leoni che dovevano stare alla base del monumento e per tutti gli ornati, al fratello Lorenzo in Milano. Il lavoro batteva il pieno, quando la commissione ginevrina fece sorgere le prime difficoltà, tentando di indurre il Vela a ritirare l'incarico dato al Croci per passarlo all'architetto Franel. Al rifiuto del Vela seguirono critiche più o meno intelligenti sulla discutibile fedeltà storica dei costumi dei personaggi e sulla somiglianza di questi. Il Vela, stanco e seccato, voleva sospendere tutto. Ma le preghiere della moglie affettuosissima e i consigli degli amici lo indussero a riprendere il lavoro, sia pur con diminuito entusiasmo. E per un po' le acque furono tranquille, ma solo apparentemente. Poiché la commissione ginevrina, sobillata e circuita da alcuni artisti romani che lavoravano dietro le quinte, perché tanto si facesse che il Vela alfine stanco rinunciasse all'incarico che doveva passare automaticamente nelle loro mani, si comportò in modo tale che il Vela un bel momento disse «Basta, per oggi e per sempre». Si rivolse ad un tribunale arbitrale per la difesa del suo nome e dei suoi interessi. Lettera indirizzata all'amico avvocato Leone Stoppani, che dietro preghiera del Vela accettò di rappresentare i suoi interessi nella commissione arbitrale. Caro Stoppani, mi sento male che sono obbligato a letto.
Ti mando mia moglie con una carta di procura e le mie intenzioni in iscritto che starai esattamente attaccato, fuorché ti lascio il tuo arbitrio nel secondo progetto per il compenso che pretendo dai 200.000 ai 150.000, non meno. E poi da mia moglie sentirai a voce. Il mio male è in causa di bile che ho sullo stomaco e il mio morale offeso nell'amor proprio. Ligornetto, 2 maggio 1877. Lettera ai signori Cerbuliese e Schmidt, esecutori testamentari di Sua Altezza Reale, il Duca di Brunswick. Ginevra. Signori, dopo maturi riflessi, vengo in oggi a dichiararvi che le vostre lettere, i vostri procedimenti e le vostre pretese sono state considerate da tutti coloro che ne ebbero conoscenza come dei mezzi indiretti per obbligarmi a rinunciare alla commissione che mi avevate data. Ho mostrato in ogni occasione una moderazione che voi avreste dovuto apprezzare meglio, ma ogni pazienza ha un limite. Voi esprimete la vostra opinione personale nel modo più offensivo. Finite per disapprovare pressoché il tutto. Mi trattate come foste dei professori che sgridano uno scolaro. Mi consigliate d'andare nelle biblioteche a studiare i costumi. Voi non vi peritate neppure di indicarmi come deve essere atteggiata la faccia, come si devono tenere le braccia. In una parola, voi pretendete, o signori, che io faccia della scultura sotto vostra dettatura. Io accetto qualunque critica benevola e disinteressata. La vostra non è tale. La vostra critica del cavallo è una parodia. Essa è da un capo all'altro un insulto. Voi volete sopra un semplice bozzetto giudicare dei dettagli che non possono praticarsi che sopra il modello in grandezza naturale. A tenore di questa critica, la posa del mio cavallo è sbagliata. Io non so neppure cosa sia l'anatomia, io ho fatto degli errori nel costume, io ho bisogno di andare a scuola! Signori, ciò passa i limiti. Io ignoro, o signori, con quale razza d'artisti o d'operai voi siete abituati a trattare, in quanto a me, permettetemi di dirvelo, io non sono mai stato trattato in tal guisa. Non sono io, signori, che sono andato a cercarvi. Siete voi che siete venuti a darmi una commissione. Al punto in cui trovansi le cose, è meglio che ci separiamo. Vi rinnovo, signori, la preghiera di rimandarmi i miei bozzetti via Cenisio alla stazione di Chiasso. Essi sono di mia proprietà e voi non avete il diritto di trattenerli. Vogliate aggradire, o signori, i miei distinti saluti. Vincenzo Vela. Signor professore, sono lusingato di sapere che il mio lavoro vi ha ispirato. È un onore che mi fate, di cui vi ringrazio. Volete sapere quale ne è stata l'origine? È molto semplice. Sapete che non sono stato mai altro che un operaio. Non ho smesso di farmene un onore. Ho sempre amato e ammirato i poveri oppressi, i martiri del lavoro, che rischiano la loro vita senza fare tutto il rumore dei sedicenti eroi della guerra e che non pensano, loro, che a vivere da gente onesta. Ebbene, in questi giorni in cui si sprecano milioni per alzare monumenti ai re e delle centinaia di migliaia di franchi per perpetuare il ricordo dei ricchi, i cui meriti e gloria sono nelle loro casseforti, mi sono sentito in dovere di ricordare agli uomini di cuore questi umili martiri che sono i loro fratelli e che lavorano per tutti tranne che per se stessi. Ho fatto quest'opera senza averne avuta la commissione né l'idea da nessuno. Il mio Vela era stanco. Lo capivo da tante piccole cose che non avrebbe confessato mai. E io cercavo, per quel che potevo, di alleviare le sue amarezze. D'altra parte, cosa deve fare la moglie di un artista se non vivere nell'ombra generata dalla sua luce? Entrare in punta di piedi nel suo mondo senza disturbare le sue fantasie, e però facendogli sentire la sua presenza rassicurante e amica. Una vita. La mia intera vita è passata accanto al mio Vela. Sono stata la sua modella. Ancora oggi, nei momenti più difficili, mi commuove rivedere la mia mano che gli ha voluto ricalcare nel marmo. Come nel marmo sono scolpiti i miei ricordi e la mia ferrea volontà di dare a quest'uomo speciale sicurezza, aiuto
e amore. Spero di non essere stata insufficiente a questo compito, il quale a volte mi ha richiesto la severità di prendere decisioni anche per il mio Vela, che doveva restare libero di combattere la sua eterna lotta contro l'ingiustizia del mondo, senza il tedio delle piccole cose che offuscano le grandi. Se questo per il suo Vela sarà riuscita a fare la sua Sabina, non avrà vissuto invano. Garibaldi era in qualche modo Vela stesso, in quello scorcio finale della sua vita. Poiché Vela ormai ritraeva un solo genere di soggetti, volti scavati, nasi adunchi, occhiaie dolenti, ed un solo pensiero, che si trattasse dei minatori del Gottardo o dell'eroe di mille battaglie, la stanchezza dell'uomo provato dall'esistere che si trova a dover certificare la sua impotenza alla giustizia. Il generale lui l'aveva conosciuto e ne era stato entusiasta. Oggi un velo di malinconia e amarezza si accompagnava al ricordo che Vincenzo aveva del suo generale, morto da anni a Caprera, solo. Anche lui, Garibaldi, aveva pagato un prezzo esistenziale altissimo al Risorgimento. Era stato il demiurgo e poi il perseguitato, come fosse un criminale qualunque. Da ultimo era diventata la coscienza messa a riposo di una giovane nazione affidata alle solite meschinità, alle gabbole della politichetta. L'Italia, una giovane vedova di un'idea di grandezza e nobiltà. Vela sentiva, col finire della sua stessa vita, le grandi cose che si avviano ad una piccola fine, e nel creare con affetto infinito questa enorme statua per la città di Como, si sentiva a sua volta tradito. Un piccolo barlume di speranza, lui, cittadino di due stati, frontaliero degli ideali, lo riponeva nella Svizzera, ma nel plasmare quel Garibaldi lì, il suo pensiero andava ai grandi uomini che avevano fatto l'Italia, uomini che aveva conosciuto, frequentato, uomini di cui aveva stimato anche le meschinità, ma che oggi, passati tutti via, sembravano a lui giganti. Dal re, piccolo ma coraggioso, capriccioso ma lungimirante, al suo Cavour, un uomo schivo ma passionale e romantico, al riparo del suo cinismo e delle sue manovre, e Mazzini, imprendibile e messianico, e l'amico Cattaneo, il professore rigoroso e attento, i suoi amati Ciani, patrioti milanesi e luganesi, l'elegante e limpido dottor Bertani. Vela aveva a questo punto idealizzato di lasciare i suoi amici tutti insieme nella sala ottagonale. Un pantheon laico, un tributo ad un'era che lui aveva vissuto con ogni sua fibra, energia, stilla di passione. Ora se ne rendeva conto. Aveva partecipato ad anni irripetibili e ne era stato cantore, profeta, protagonista. Eppure, nella sua Caprera di Ligornetto, Vincenzo non subiva la stanchezza delle membra, se non quella dell'anima. Sentiva, come fosse un veggente, l'urgenza di una nuova e diversa battaglia, l'urgenza della costruzione di un mutuo soccorso tra i diseredati, la difesa delle anime fragili del mondo su cui si allunga l'ombra dell'interesse, del profitto. L'uomo ridotto a funzione, l'uomo ridotto a salari, l'uomo ridotto a oggetto, numero. Un'ingiustizia nuova e diversa, che nulla aveva più a che fare con stati, nazioni, patrie. Segni inquietanti di una nuova schiavitù, di una tirannia nuova e diversa, che si disinteressa della dignità dell'individuo e che non ha volto né confini. Ha un solo imperatore per tutti i paesi: il denaro. Vincenzo vedeva dei segni. Vincenzo sentiva di dover ancora combattere, ma sentiva anche di essere alla fine. E il suo pensiero andava al figlio Spartaco, sensibile, introverso e perplesso, ad onta del suo nome, cresciuto all'ombra di queste grandi statue, forse intimorito. A Vela sembrava che quella strana accidia del figlio fosse una conferma di un problema più ampio e non familiare. Tanti pensieri in questo 69enne, forse troppi. Generale, se potessimo fare due chiacchiere, ora.
Vincenzo, mi senti? Vincenzo, mi senti? Amore, vela, mi senti? Il mondo mi sembra un teatro in cui sarebbe assurdo voler occupare più spazio del dovuto per sentirsi a proprio agio. Tutto ciò che supera questo limite diventa usurpazione e rappresenta un vero sconfinamento nei diritti altrui.